Ciao a tutti ragazzi, sono Dan e benvenuti nella 539esima puntata di Eurotruck Simulator 2. Allora ragazzi, sono le 4 del mattino, quindi non c'è tempo migliore per partire. Stiamo lasciando qui Brest perché mi sono fatto un viaggettino io dalla nostra città che dovrebbe essere La Rochelle, dove abbiamo il garage perché appunto ho messo il cracker nuovo. Nella scorsa puntata o in una di queste ho detto Pacton, ma in realtà era Cracker. Ah, se sto così scurisce tutto per quella felpa bianca. Ma era figata. L'autoregolazione della C920. Bello. E quindi niente, ho fatto un viaggetto qui a Brest, normale. Non mi ricordo neanche cosa fosse. E adesso dobbiamo andare alle Havre. Quindi mi tiro sulle maniche che almeno in teoria dovreste vedere più chiaro, dato che già fuori è scuro. Abbiamo questo rimorchio qui un po' strano, non è pesante, sono 210 quintali, ma non si può alzare il carrello, quindi ce lo teniamo così. Sono le 4 ragazzi perché l'intenzione era di farmelo da solo sto viaggio, solo che poi ho dovuto registrare, quindi eccoci qua. Comunque niente ragazzi, ho fatto qualche nuovo camion, poi penso che a me questo Scania mi piace molto, per cui sicuramente ci torneremo a questo Scania, ma poi ho fatto un Mercedes che voglio provare e ho fatto due Scania, un R480 e un R450, uguali, cioè uguali, quelli che vi ho messo la foto sulla pagina Facebook, che se non mi seguite sulla pagina Facebook vi invito ad andare a vedere un po' quello che pubblico, se volete mettere mi piace, oppure anche su Instagram, trovate tutto in descrizione comunque. Ma io non vorrei aver creato qualche danno al retarder di questo camion, perché questo cambio, diciamo. Perché ha tipo un'efficienza bassissima, lo senti che è proprio fa ridere come retarder. È molto più efficiente il freno motore che il retarder. Non lo so perché. Mentre modificavo i file, però non ho toccato questo cambio. Questo qui è il 905R, 905. No, 900R. Io ho toccato il 905R. Questo è il 900R. Che è uguale identico, cambia solo che hai due retromarce, cioè è uguale identico ai due marce avanti, due retromarce, due primini, 12 marce, 12 più 2 sarebbe, non cambia altro. Guarda l'aereo che decolla. Sì, comunque veramente nello scorso viaggio non mi sembrava neanche di arrivare a 90 in così poco tempo. Non ci sono più abituato. Cioè, siamo già a 90. Con l'altro viaggio qui saremo tipo 60, forse se va bene. Dovremmo ancora cambiare 40 marce. Faccio così, così, così. Devo sempre ricordarmi di mettere qui la mano. Ah, ho fatto anche una piccola esplorazione. Aeroporto qua. Possiamo. Dove siamo qua? Questa zona qui è tipo stranissima perché tu entri e puoi uscire, cioè puoi tornare indietro. Praticamente tu, che ne so, paghi l'autostrada qui. No, dov'è un posto che puoi pagare l'autostrada? Ah no, ma questa non è autostrada, ecco perché c'è. Se no dicevo, tu paghi la. No, vedi, infatti qui non c'è l'autostrada. Beh, ma effettivamente puoi non pagarne autostrada. Perché questa è di qua. Se tu in qualche modo riesci a scampare da autostrada, fai così, fai così, così. C'è dei modi che puoi non pagare autostrada. Tipo tu puoi fare da qui, da dove vuoi, fino a qui. E poi non paghi perché tu arrivi qui, entri e poi giri indietro e non paghi. In realtà queste cose non esistono, non c'è il modo di entrare e uscire dallo stesso casello. Cioè puoi farlo, però devi per forza uscire da un altro casello, perché vuol dire che o
fai in versione in autostrada, o che non lo so cosa fai, perché non si fa, se no, no, è impossibile. Ma cambia così tanto se... Sì, cambia tanto. Allora me la tengo sulla manica. Comunque adesso guardavo che neanche... Ah no, forse ora sta andando un po' su, 2000 km. Sembrava che non andasse su neanche l'indicatore dell'acqua, però mi sembra fredda. Cioè lì così 6-75 gradi sembra, 75 gradi è fredda l'acqua, per il camion. Ah, non c'è scritto, sì. Eh no, è giusto, 76 gradi, 70... Ah beh, ma sta ancora andando su, giustamente. Però dovrebbe già esserci arrivata. Sta salendo parecchio, ma secondo me dovrebbe esserci un po' già arrivata a temperatura. Sono 17 gradi. No, dai, diciamo è giusto, può essere giusto, può essere giusto. L'olio 88 va bene. Non so quale olio indichi con quello, perché... In quelli nuovi è l'indicatore bello, su questi qui non essendoci mai stato non so di preciso cosa stia ad indicare. Se una media di tutto l'olio, ma penso l'olio motore basta. Cioè, non penso che ti... Perché se no trovi l'olio del retarder, l'olio del cambio, trovi tutto, ma questo penso sia l'olio del motore, allora ci può stare 90 gradi. Invece l'acqua non deve superare i 90 gradi. 89 così, da 85-89 più o meno, ora siamo 85, 83, si scalda ancora, ma poi adesso siamo in pianura, va bene, cioè non si sta sforzando, con l'altra avremmo, non ci ho pensato a guardarci, ma avremmo avuto l'acqua a 140 gradi, era sempre sotto sforzo, poverino. Sì, vi ho detto che era andato su, va bene, va bene. E invece di là l'aria non ne vuole sapere di andare su, l'aria... Vedete perché mi piace tantissimo andare alla mattina? Sono già le 5, eppure le stiamo iniziando a vedere adesso le prime macchine, se no non c'è nessuno per la strada. Veramente stupendo, altro che vai e freni, vai e freni, vai e freni. Là stanno già frenando perché non... Vedi, inizia ad arrivare il giorno e vedi la prima gente che non è capace a guidare. Togli le dici... Tanto ci stiamo arrivando fiondati che non serve. Invece lì l'aria non vuole saperne di andare su. Devo scalare, mi sa. Ce la sta facendo. Fosse un motore Euro 6 non serviva scalare. Qui mi conviene scalare. Anche se non mi serve andare su a 200, perché comunque questi qui stanno andando piano. Comunque anche un po' per il motore, insomma, per tenerlo lì. Lo facciamo stare un pochino più alto come giri, che gira meglio. Oh, guarda, un bel Volvo F10. Comunque mi piace veramente tanto girare con la Pro Mods sulla track. Cioè, guardate che paesaggi che si vedono. Con la città là in fondo, il sole dietro lo specchio, veramente è stupendo. Mi piace un casino. Così. Adesso volevo fare un pochino di chilometri sul... Quanto sta là? Ho detto 85 gradi, di più probabilmente non sale. Volevo fare un pochino di chilometri, cioè un pochino di chilometri. Volevo usare per un po' questo che mi piace tantissimo, lo sapete. Anche quando avevo fatto uguale identico a questo era 500, però mi è stato difficile scenderci. Poi proviamo il Mercedes, che ho fatto un 6,25, perché farlo di meno vuol dire firmare la condanna a morte. C'è un Mercedes con meno di 625 cavalli, no, beh, a parte gli scherzi. Guarda che bella qua, potevano fare due corsie per andare dritti, no, una corsia, giustamente sarà un raccordo, però per andare dritti mi sembra più ovvio avere una corsia che due, perché poi due ti incita anche ad andare più forte, fai sorpasso. E in una curva, in uno svincolo, per un raccordo è più pericoloso. Ora probabilmente si attiverà anche il retarder, anzi 99 su 100 si attiva, eccolo qua, retarder automatico che non ci fa superare i 95, vedete, 94 adesso siamo, un momento fa eravamo 95.
freno motore, freni, però ho visto che ce la facevo, quindi guardate anche qui che bel posto. Il brutto è che nella realtà potrei, se avessi la telecamera in testa, girare la testa e io guardare con gli occhi la strada. Qui nel gioco è un po' difficile perché se giro la testa mi gira la visuale. Posso fare così, come per dire, vi faccio vedere di là, io con gli occhi sto guardando tutto sulla sinistra per vedere la strada. Però non è la stessa cosa. Qua figurati se ci fanno passare. Ora mi filo, quelle buone, quelle buone, cioè quelle cattive, quelle cattive. Ok. Che poi arriviamo dietro a questo, frena, insomma, vedo già là che c'è qualche complicazione di strada, c'è delle freccette, là. Preferisco sempre. Comunque io so che devo tenere questa riga, questa corsia. Perché l'abbiamo visto prima che dobbiamo andare dritti. Ok, lì ho messo gli abbaglianti per sbaglio, volevo attivare il freno motore, cose che nella realtà non succedono perché gli abbaglianti ce l'hai di qua. Il freno motore ce l'hai come pedale, dai, non puoi mettere gli abbaglianti al posto del freno motore. Non pedale, il pulsante sugli automatici, sui manuali, sugli automatici non, anche sui next generation io non lo so. Io so che sui manuali ce l'hai come bottone, sugli automatici il 99 su 100 anche, come altri non lo so, però a me dà fastidio, mi blocca la circolazione avere le maniche così, quindi cercherò di tenere un pochino così le braccia che non si veda tanto il bianco. Saperlo mi toglie quella felpa subito, tanto non fa freddo. L'acqua si è più scaldata. Ho spinto un po' quella macchina. Vedete cosa c'è? Ho un attimino zoomato per vedere l'acqua, mi sono visto uno stop lì, ho detto qui faccio pilota. Ho schiacciato in fondo appena ho potuto. Tutto per il discorso, nella realtà ci butti un occhio e lo vedi. Questo guarda con la precedenza di lo sai, vero? Veniva tanto sparato. Qua devi zoomare e perdi tutta la visione. E che lì il camion si è spostato e non ho fatto a tempo a vederlo. Poi in realtà di qui a lì ci vedi qui e come grafica. Va bene che io sto giocando in 4K. Dovrei ancora star giocando in 4K. Sì, 99 su 100 sto giocando in 4K. Perché non l'ho più toccato, quindi è in 4K sicuramente. Un pochettino su queste maniche. Però è piccolo, diciamo, come avere un 90.000 pollici sarebbe comodo. Piccolo è un 21 pollici e mezzo, avere già un 30 pollici sarebbe oro, solo che non c'è posto sulla mia scrivania, già ce ne ho due, c'è un 21 e mezzo e un 24 pollici di qua che voi non vedete, che non lo uso quasi mai questo di qua, che è oltretutto una televisione, quindi se volessi guardarci qualche cosa potrei anche vederlo, non ho ciao l'antenna attaccata, ma è una televisione. Ho anche il telecomando, ma c'ho il tastino qua, faccio prima così. Guarda, tutto il retarder che vi faccio vedere ci tiene a 95, non ci fa andare di più. Ora diminuisco, almeno mi rallenta un po' di più. Guarda se non mi devono sorpassare sulla destra, dove volete andare? Mi sono spostato di qui e almeno mi fermo all'autogrill che c'è più avanti. Il bello che degli automatici che piace a me è che hai tutto, cioè io con questi tre pulsanti
riesco a controllare completamente il camion senza toccare i pedali, perché aumenti la velocità, poi imposti, una volta che l'hai impostato puoi disattivarlo e vabbè usi i pedali, e poi aumenti e diminuisci la velocità. Ora funziona, però vedete che come marcia siamo bassi, quindi non è che fa così tanto bene. Anche qui abbassi, tac, e lui fa da solo. Oppure metti il retarder, poi hai due mani sul volante, invece che devi fare così. Hai l'opzione per il retarder automatico, che quando metti il retarder si attiva da solo, invece qua no. Cioè, preferisco il manuale, voi lo sapete, però l'automatico ha quei pregi che sono comodi. Il gasolio qui quanto viene? Sono le 7:44, più o meno l'ora che partiamo di solito. No, beh, 1:13 facciamolo, dai. Facciamo il pieno. Tre quarti. Pieno. Torrimorchio. Qui c'ha 40 ruote che toccano in terra. Parcheggio è di qua, vero? Sembra di aver visto una macchina, ma non la vedo più, quindi credo non ci sia. Ecco l'aggiornamento dei cracker, vedete? Sono nel traffico e ora questo qui 99 su 100. Ah no, questo qui non è quello lì. C'ha scritto che è lungo 34 metri. Ma lo sono sognato o prima che mi avvicinassi c'era scritto 34 metri? C'è tipo il cartello qua. Comunque adesso vi faccio vedere cosa hanno cambiato nell'aggiornamento dei cracker. Eccolo qui, vedete che c'è il frigo. Mi hanno messo il frigo. Ora mettiamoci in riga come tutti gli altri. Ok, un pochino avanti, ma va bene. Vedete che c'è il frigo. Cioè un pochino avanti perché tanto dietro c'è posto, ma. Facciamo venire le 8:01, quindi le 8:07. 8 punto, no, 8:07. 45 minuti di pause guida effettuati. And off we go. Che significa partiamo. Qui sempre da prestare un occhio sullo specchio più grande, che dovrei forse regolarli in un modo migliore gli specchi, ma sapendo che guido camion diversi tutti i giorni, quasi tutti i giorni, almeno una volta alla settimana cambio camion, non so tanto regolarmi gli specchi, se no questo qui fosse il mio, oramai ci ho fatto l'abitudine anche così, fosse il mio lo sposterei molto più in fuori perché mi vedo mezza cabina, lo sposterei più in fuori, qui il grandangolare lo sposterei più in alto, che mi servirebbe negli svincoli, sempre più in fuori, che tanto quello lì non serve per vedere il camion. Quello là idem, quello in basso, quello invece in basso, lo specchio normale, lo sposterei sempre più a destra. Quello lì lo sposterei più in fuori, verso di qua, e poi credo basta. Invece quello davanti lo metterei che mi prende proprio l'angolo del camion, che quello lì è veramente un grandangolare, ti prende da qui a là. Ti prende tutto, quello lì lo vedete proprio nella realtà che è fatto così come specchio. Però qua me ne frego abbastanza perché tanto cambio camion sempre. Poi non è che non ci vedi, magari fa un po' di fatica come ho fatto io adesso lì in autogrill, ho messo la testa un attimo così, che nella realtà ti porti avanti e giri, se non vuoi guardare quello specchio lo vedi. Quanto manca? Due, no, in questa puntata non ce la facciamo. Peage a... foran... no. And 3... 400... 400... metri. Metro sur clavier. Questo qui cosa deve fare? Se si levasse un pochettino anche lui. Metri. Oh, non so come sia metri in francese. 400, penso che lo sia giusto. Le sbarre che non si aprono.
fatto un salvataggio nel caso avessi fatto qualche problema di sfondamento sbarra. Altre cose da farmi venire in mente non ce n'ho. Sicuramente ce n'è tante che poi vi devo dire, non vi dico mai perché mi dimentico, mi vengono in mente quando non registro. Però al momento non mi viene in mente altro da dire. Ah, e per magari qualcuno che mi potrebbe dire che prevedo già quei commenti, perché c'è alcuni commenti che li prevedo già, che ho fatto un cambio in realistico perché ci ho messo il come si chiamano i extra deflector, insomma una cosa del genere, dietro che sono in gomma, dietro lo spoiler, e ho messo lo spoiler incurvato, è giusto, e i fari davanti che non sono quelli scuri del V8, lo so, è giusto, perché nella serie 5 non c'erano i fari scuri V8. Perché poi, cioè, lo so che sbaglio una piccola cosa su cui io sono pignolo. Che io, a me piace fare le cose giuste, ma sbaglio una piccola cosa tutti lì. No, questo qui davanti perlomeno cammina. Però io non mi sposto. Cioè, ma c'hai la freccia, ti stai spostando? No, quelli lì devono continuare a venire avanti. Ecco, adesso mi posso anche spostare. Aspettavo un secondo, forse era meglio. Parigi, Le Mans, Le Havre. Ma io devo andare a Le Havre. Infatti. Vediamo che tipo di uscita è, se io posso stare anche di qua. Perché io volevo un po' levarmi gli sti qui di davanti. Ma non credo, sai che sia quel tipo di uscita, quindi mi posso anche rispostare, mettermi dietro. Se no, ma questo qui me lo fa apposta. Ah, ok, bene, bene, bene. Otto, si sono levati tutti quelli che volevo. Ma sì, vai anche in terza corsia, vai. Quel premio lì. LOL. È arrivata la macchina e gli ha picchiato una mina in fondo al semiremorchio. Andava troppo forte, si vede. Magari si è spostato. Beh, in terza corsia a parte che non ci puoi andare, quindi ha sicuramente torto lui. Almeno che io sappia. Poi se è cambiato qualcosa non lo so. Ma che io sappia, in terza corsia non si ci può andare in Francia, tanto quanto in Italia, col camion. Neanche col pullman in teoria potresti, però il pullman lo fanno. Come le, quando vedi che c'è il divieto di sorpasso per i camion, cioè quello che si sta infilando, tu ti sposti un attimino nella seconda corsia, c'è la polizia che ti fa il verbale. È già successo, è già successo e sicuramente succederà ancora. In teoria qui dovresti passarci i 30, io ora sono un pochino più forte, ma si apre benissimo anche i 50, da quanto io ne sappia. E per quanto ne sappia vuol dire si apre anche i 50. Sopra non è consigliabile passarci, però se hai 50 si apre. Poi se uno vuole provare anche i 90, ai 90 penso che non abbia il tempo di aprirsi. Vitesse. Ah, vitesse, il vento, la forza del vento, insomma qualcosa del... Perché in autostrada ci deve essere il marciapiede per far passare i pedoni e le bici? La Senna, vabbè, se è grande la Senna. Forse questo qui era in tasso un pochettino.
che vada così tanto il camion? È gigante, la sedia. Tipo tantissimo. Rotator. Sì, abbiamo proprio pagato il pedaggio del ponte. Chiaro e tondo, perché non c'è altra spiegazione. Ora sono anche curioso di sapere quanto abbiamo pagato di ponte. Lasciamolo andare. Questo qui si è spostato, alla fine mi supera di qua. La vedo dura che mi superi, sai? Perché tra tutte queste macchine vanno tanto piano. 13 euro per fare un chilometro. Va bene che sono un camion, ma 13 euro? Sembra un po' esagerato. Ah beh, tieni conto che... no, beh, almeno in Italia funziona 3... Scusa, 5 più assi. Qua noi ne abbiamo 3, 2, 5, 2, 7. Però 5 più, quindi dovremmo pagare tanto quanto questo a fianco, per dire. Se invece paghi tanto ad assi, abbiamo 2 assi in più. Forse in realtà truck lo alzi, paghi la metà. Alzi 2 assi. Alzi un asse, alzi due assi, alzi tutto quello che vuoi, insomma. Le Havre. Alla fine ci siamo arrivati con 26 minuti di video. Cavolo. P poi mi do le mazzate addosso perché dico, mi è venuto il video da 2 gigabyte. Negli svincoli, qui c'è il limite 50, in Italia c'è 40 negli svincoli. Beh, io sono ai 30 perché col camion prenderla più forte non me la sento. Facciamo così, lo lasciamo andare giù come gli piace. Per questo Eurotrack l'inerzia sarebbe un po' da rivedere. Sfoderiamo gli stessi 620 cavalli. Qua ci devono dare la precedenza, non mi pare arrivi nessuno perché comunque conviene guardarci. Salviamo perché quando entriamo in città non si sa mai. Aspetta, però qui c'è la rotonda subito dietro. Fortuna che c'era la mappa che l'ho vista la rotonda, senza usare dei freni. Vabbè, qui ho dovuto usare. Dai, la precedenza, vai. Se non ci fosse stato lui potevo benissimo farla senza i freni. Devono arrivare gli scozzesi pure a farci proprio vedere. Perfetto, mi sposto di qui che... lui sta andando e adesso... c'è passaggio a livello, ma dove di là? Vabbè, non mi sarei fermato mai più in realtà, anche se l'ho visto che venivo, che è venuto giallo, però non sarei mai riuscito a fermarmi a quel semaforo io. Ma neanche se pregavo in cinese, neanche se inchiodavo, quindi c'è poco da darmi le multe perché non mi fermo ai semafori. Questo qui è entrato tranquillo, si è inserito un secondo. Ma quanti inglesi ci sono oggi? Questi che danno la precedenza si fermano in rotonda. Perché? Dai che siamo arrivati. Ah, questo è il solito interporto, no? Ah no, non è l'interporto questo. Sono tornati questi rimorchi a quanto pare. Non, era un po' che non li vedevo, adesso li rivedo. Vedete, abbiamo tutte le ruote, cioè abbiamo tre assi sterzanti su 5. E va bene, perché sai se non fossero stati sterzanti quanto gomme consumavamo.
Io mettiamo la ribalta, però non contro, perché loro non gli piace avercelo contro, cioè non te lo accettano proprio. E niente, ragazzi, accetto. Niente, ragazzi, io vi ringrazio tantissimo per la visione. Guardiamo un attimino un prossimo lavoro. Questo è piccolo. Questo potrebbe essere a Parigi, wow. Le mani. Lille. Ci portiamo verso la Svezia. Io volevo. No, no. Rotterdam, già siamo più vicini. No, Clermont è dall'altra parte. Vero? Sì, infatti. Lussemburgo, Sheffield. Irun, dov'è? Estonia. Ah no, è Spagna. Spagna. Berlino è troppo avanti. Polonia, no. Norvegia. Bello, aceto borico. Sì, aceto borico, acido borico. Polonia sempre no. Mi sa che prenderemo questo. Devo andarlo a prendere? Là. Va bene, ragazzi, io vi ringrazio tantissimo per la visione. Come avete visto, ho preso un rimorchio di quelli, però molto probabilmente potremmo anche configurarcelo per semi rimorchio. Da bene è tutto. Ciao a tutti.